Siamo a Calate Trinità Maggiore, questo è il famoso garage dove si entra contromano nella ZTL. Perché? Soffriamo di tutta una serie di permessi legalmente concessi dal comune, insomma. Oltretutto l'unica manovra di accesso per quanto riguarda l'ingresso nel parcheggio è quella consentita per passare attraverso la telecamera ZTL, quindi questo varco, e attraverso un programma che noi paghiamo annualmente al comune di Napoli, registriamo targa per targa, modello per modello, inviamo tutto al comune, affinché i nostri clienti non prendano, insomma, il famoso verbale ZTL. Quindi voi siete autorizzati a far passare tutti i vostri clienti nel varco ZTL? Esatto, sì. E quelli che invece entrano contromano? Alcuni purtroppo hanno paura di incombere in questo pericolo, tra virgolette, che tra l'altro non c'è, perché noi praticamente facciamo una segnalazione live, quindi automatica, e quindi per non incombere in questo pericolo, chi magari non è della zona, chi magari ha dei precedenti, insomma, spiacevoli relativamente a qualche multa, vuole, insomma, per forza fare questa manovra contromano, che noi giuridicamente non possiamo vietare a nessuno di fare, perché non siamo appunto dei vigili. Noi possiamo noi abbiamo provato a entrare con la nostra macchina nel vostro garage e voi ci avete detto di passare contromano per il varco. Beh, no, non vi abbiamo detto noi, è stato il collega vostro che vi ha detto posso passare. No, il collega ha chiesto da dove possiamo passare, passa di qua. Ciao, sì, come si? Un'oretta e mezza. Devo andare qua? Ma posso andare di qua? Non è che sono le telecamere. Tu hai detto noi non possiamo vietare ai clienti di fare questo tipo di manovra, però potete dire ai clienti che non si fa questo tipo di manovra perché è vietato dal codice della strada. Questo sì, abbiamo apposta la persona lì, abbiamo chiesto uno spacco a nostre spese per quanto riguarda questo insomma spartitraffico, niente, che praticamente ci è stato concesso, perché come qua potete leggere praticamente si riscontra che la richiesta, significando che la segnaletica non è prepatetica al varco ZTL, il presente intanto può trovare accoglimento a sua richiesta. Insomma, praticamente il frutto di questa situazione è che le nostre macchine, passando da questa tipo di da questa struttura, dallo spartitraffico, renderebbero poi la circolazione invasiva, quanto invece è più invasivo che una macchina circoli in mezzo a centinaia e centinaia di persone, piuttosto che fare questa piccola manovra e entrare, insomma, direttamente nel parcheggio. Proviamo a prendere un impegno. Voi siete autorizzati a far passare tutti i vostri clienti con le loro auto nel varco ZTL, quindi non c'è nulla da temere. Però vi impegnate a segnalare gli automobilisti che non si passa contromano? Sì, noi ci impegneremo a fare questo tipo di servizio, cercheremo di ottimizzarlo quanto più possibile.